Ultima question time, interroga Fora o la Porzi? Consigliere Fora? Prego, consigliere Fora, risponde per conto assessore Coletto, sempre l'assessore Fioroni. Prego, consigliere Fora. Grazie Presidente, sì, io interrogo e poi la collega Porzi replica. No, abbiamo anche oggi parlato molto di sanità e è evidente quanto il tema incida in questa fase storica nelle vite dei nostri cittadini e credo che per questo anche in quest'Aula se ne parli. Se ne è parlato in molti contesti. L'interrogazione pone una domanda molto specifica dalla quale evidentemente ancora non emergono in maniera chiara i dati e è legata alla situazione economica del bilancio della sanità in Umbria. Sui conti della sanità da oltre un anno si accavallano voci, ipotesi, notizie abbastanza anche diverse tra di loro che anche noi consiglieri fatichiamo a comprendere e è evidente che i cittadini fatichino ancora di più a comprendere qual è la reale situazione della sanità. Sappiamo che la situazione è fortemente drammatica, quella legata ai conti e ne sono riflessi anche le question time che stamattina sono state rivolte dai colleghi, in ultima battuta anche dal collega Bianconi. Sappiamo che sulle difficoltà finanziarie della sanità in Umbria pesa anche, e dico anche, evidentemente la situazione dei costi extra per il Covid denunciati con una lettera delle regioni al governo inviata a maggio che quantifica in circa 4 miliardi il costo maggiore per i bilanci delle spese sanitarie per le regioni che negli ultimi anni si sono trovati a pagare costi in più per personale, campagne vaccinali, tamponi. Anche ipotizzando però che nei prossimi mesi il governo riesca a soddisfare in tutto o in parte la richiesta delle regioni, è evidente, questo noi abbiamo capito, ma saremmo lieti se ci smentite, che in proporzione all'Umbria aspetterà comunque una somma che non sarà sufficiente a risolvere le spese extra Covid che sono state sostenute. Noi abbiamo capito alcune cose, abbiamo capito che comunque i conti della sanità, indipendentemente dalle spese extra Covid, sono comunque in deficit. Abbiamo capito che è stato adottato, sono stati adottati alcuni atti, tra cui il piano di efficientamento e riqualificazione, che ci sembra essere più una mossa, diciamo così, volta alla riduzione della spesa, piuttosto che una programmazione nuova che muove dalle crescite economiche, ma che punta a rilanciare complessivamente il nostro sistema sanitario. Per ultimo abbiamo appreso che a metà ottobre il direttore D'Angelo ha adottato un provvedimento importante denominato Urgenti misure di razionalizzazione della spesa farmaceutica, attraverso il quale si sono introdotti una serie di tagli lineari sulla spesa farmaceutica, anche in questo caso peraltro con un dispositivo normativo abbastanza dubbio, con un atto dirigenziale e non con un atto di delibera di giunta, ma al di là della forma la sostanza anche di quest'ultimo atto parrebbe, anzi direi è sostanzialmente una sorta di taglio lineare che colpisce soprattutto alcune linee farmacologiche, ne segnalo una, quella che oggettivamente salta agli occhi in maniera più evidente, e cioè il taglio lineare del 5% della spesa per i farmaci oncologici di prima istanza, che anche già nel corso del 2022 subiranno dei tagli nelle prescrizioni da parte dei medici specialistici. Ecco, questo è uno scenario che noi fatichiamo a ricostruire i numeri, fatichiamo a capire qual è la reale situazione che porta poi anche ai piani di razionalizzazione che si sono in parte introdotti. Sappiamo che in funzione di tutto questo ci sono dei dispositivi normativi. La legge finanziaria del 2005 introduce un vincolo per le regioni con un bilancio sanitario in deficit. Sappiamo che l'articolo 1,174 della legge 311, modificato dalle successive leggi finanziarie, ha stabilito che in caso di disavanzo di gestione del servizio sanitario regionale che persista per più di un trimestre debbano essere adottati già nel corso dell'esercizio i provvedimenti di copertura. Ecco, con l'interrogazione presente noi chiediamo in maniera molto specifica
di conoscere quali sono i monitoraggi trimestrali dei primi tre trimestri del 2022 che sono vincolanti e richiesti dallo Stato Regione, dalla conferenza Stato Regione, quali sono gli esiti della valutazione di questi primi monitoraggi, quali sono gli atti che sono stati già adempiuti nei confronti del governo rispetto alla presentazione del piano di rientro e qual è la reale entità della cifra sulla quale si sta discutendo con il governo in relazione alla scopertura economica che si è creata nell'anno 2022, anche e ripeto soprattutto alla luce di quest'ultimo provvedimento sui tagli alla spesa farmaceutica che oggettivamente ci inducono in grande preoccupazione. Grazie. Assessore Fioroni, prego. La risposta è abbastanza lunga, però proviamo. L'intesa del 23 marzo 2005, ai sensi dell'articolo 8,6 della legge 5 giugno 2003, numero 131, in attuazione dell'articolo 1,173 della legge 30 dicembre 2004, numero 311, prevede il monitoraggio trimestrale della spesa sanitaria attraverso il nuovo sistema informativo sanitario, NSIS, al fine di alimentare periodicamente il flusso informativo economico-finanziario nei confronti del MEF e del Ministero della Salute rispetto a ciascun SSR. L'ultimo monitoraggio disponibile relativamente al trimestre 2022 conferma, stante la mancata approvazione dell'intesa sul riparto del Fondo Sanitario Nazionale 2022, la difficoltà economica del SSR anche per l'anno in corso. Come tutti gli SSR, tenuto conto anche dell'impatto legato al mancato finanziamento dei costi Covid, aggravato dall'importante crisi energetica. Tali difficoltà sono state segnalate da tutti i presidenti di regioni in conferenza e al governo. Per l'anno 2022 le aziende stanno quindi ancora operando con la disponibilità finanziaria riferita all'anno 2021. Per la mancata approvazione dell'intesa sul riparto del Fondo Sanitario Nazionale, nonché per la mancata ripartizione delle risorse aggiuntive stanziate dal Governo per supportare, pur se ancora in maniera insufficiente, l'impatto della crisi energetica e dei costi Covid, che incidono pesantemente sui costi e quindi sull'andamento del monitoraggio periodico dei flussi. Mentre in relazione alla chiusura dell'esercizio del 2021, si fa presente che la Regione Umbria ha approvato il bilancio dell'esercizio consolidato del 2021 in equilibrio economico-finanziario, e sarà successivamente sottoposta a verifica del tavolo degli adempimenti, pur tenendo conto che già in sede di verifica del quarto trimestre del 2021 il MEF ha certificato il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario per l'esercizio del 2021. La spesa farmaceutica nelle sue componenti convenzionata, acquisti diretti, dispositivi medici, è soggetta a limiti di spesa fissati per legge, calcolati in percentuale rispetto al Fondo Sanitario Nazionale. Il sistema dei tetti di spesa farmaceutica introdotto a partire dal 2008 è stato modificato nel corso degli anni. La legge di bilancio 2021, articolo 1, commi 475 e 477, legge numero 178 del 2020, ha rimodellato a decorrere dal 2021 i valori percentuali dei tetti della spesa, mantenendo invariate le risorse complessive pari al 15% del Fondo Sanitario Nazionale. Per quanto riguarda la spesa degli acquisti diretti, l'Umbria presenta la percentuale di spesa più alta e supera di 4,77 punti percentuali il tetto dell'8%. Questo vuol dire che il 4,77% del Fondo Sanitario Nazionale viene tolto ai cittadini umbri per la propria assistenza sanitaria, ospedaliera e territoriale. In Italia l'Agenzia Italiana del Farmaco produce ogni anno, tramite l'OSMED, il rapporto l'uso dei farmaci in Italia, che presenta i dati d'insieme del consumo e della spesa per farmaci a livello nazionale. Il confronto della precisazione dei principali gruppi ATC di farmaci tra le regioni italiane. Nella tabella 3, rapporto OSMED 2022, l'Umbria si colloca nel quadrante in cui si trovano le regioni che utilizzano maggiore quantità di dosi di farmaci e a maggior costo, prescrizione dei medici specialistici, tetto degli acquisti diretti. A titolo di esempio, la Liguria è una popolazione più anziana della nostra regione, risulta collocata tra le regioni che utilizzano farmaci meno costosi rispetto all'Umbria. Anche nel confronto della spesa con gli acquisti diretti nel periodo 2017-2022, la Regione Umbria rispetto al dato nazionale evidenzia chiaramente una differenza percentuale di spesa in crescita. Il documento Urgenti misure di razionalizzazione della spesa farmaceutica nasce con l'intento di richiamare le aziende sanitarie regionali ad una applicazione più puntuale e tempestiva di quanto previsto nella DGR 305
del 30 marzo del 2022. Nei documenti e nelle note emanate dalla cabina di regia regionale per la governance farmaceutica, dalle rilevazioni finali del 2021, dopo l'insediamento della cabina di regia nell'agosto del 2021, e dalle prime rilevazioni del 2022, appare evidente che non tutte le aziende sanitarie, partendo anche da contesti differenti, si sono attivate in maniera uniforme. Gli obiettivi di spesa indicati nel documento, con riduzioni del 25%, 10% e 5% nei vari settori specialistici, non possono essere considerati tagli lineari. Questo è importante, perché questi obiettivi sono frutto di un percorso iniziato nel secondo trimestre del 2021 che in alcuni settori mostra già i primi risultati, in particolare con l'incremento dell'utilizzo dei farmaci biosimilari. Biosimilari vuol dire che hanno curve di equivalenza uguali a quelli dei generatori. Questo ha permesso di ridurre drasticamente i costi medi per paziente e trattare un numero maggiore di pazienti rispetto al 2021. Si precisa infatti che la riduzione del 25% è richiesta proprio negli ambiti terapeutici dove sono presenti il maggior numero di farmaci biosimilari e dove l'obiettivo è quasi raggiunto. L'insieme di tutte le iniziative adottate, in particolare l'ottenimento di prezzi più bassi di acquisto e l'utilizzo del maggior numero di farmaci generici e biosimilari nell'ambito delle stesse classi ATC, con prezzi notevolmente più bassi rispetto ai corrispettivi farmaci originali, ma con pari indicazioni terapeutiche, consentono ampiamente di ottenere gli obiettivi assegnati. Si è inoltre suggerita una maggiore prudenza nella prescrizione degli ultimi farmaci registrati ad alto costo, con dubbia efficacia e in assenza di una reale superiorità rispetto alle terapie già presenti. Si ritiene opportuno sottolineare che tutte le misure adottate, le note inviate ai medici di medicina generale, ai medici specialisti, erano tutte volte ad informare sui costi di terapia per i vari gruppi terapeutici a parità di indicazioni terapeutiche, tutto nel pieno rispetto della normativa vigente, note AIFA, raccomandazioni ministeriali e varie. A partire dal maggio 2022 si mostrano chiaramente i primi risultati positivi sulla spesa degli acquisti diretti. Si ricorda che il sistema dei tetti di spesa sulla farmaceutica è volto ad assicurare che le regioni adottino adeguati sistemi di contenimento in grado di prevenire e controllare il fenomeno di improprio assorbimento di risorse da parte di un livello assistenziale, la farmaceutica, a scapito di altri ambiti e settori dell'assistenza. Pertanto, un utilizzo incontrollato della risorsa farmaco finirebbe per penalizzare e limitare i cittadini umbri nell'accesso ad altri servizi essenziali di assistenza altrettanto fondamentali. Ecco allora la necessità di stabilire se la prescrizione del farmaco più costoso sia veramente indispensabile ad un dato paziente, ovvero se questo possa essere trattato efficacemente con uno degli altri a minor costo. Si ritiene altresì doveroso precisare che non c'è nessuna intenzione da parte della Regione di limitare la libertà prescrittiva del medico, ma va tuttavia considerato che la giurisprudenza formatasi negli ultimi anni ha mai chiarito questo concetto. Sulla base di quanto espresso si può quindi affermare che la libertà prescrittiva non è un arbitrio, ma va esercitata nel rispetto di un insieme di regole e norme esistenti, tra cui l'indicazione giurisprudenziale, ma anche contenuta nell'articolo 13 del codice di deontologia medica, secondo cui il costo della terapia è uno degli elementi che concorre, insieme alle valutazioni terapeutiche cliniche, nella scelta del farmaco da prescrivere, con la conseguenza che, a parità di effetti terapeutici, va preferito il farmaco che costa meno, a parità di effetti terapeutici. Quindi il medico, specie se pubblico, è chiamato a scegliere la terapia non solo in scienza e coscienza, ma anche utilizzando in modo appropriato le risorse economiche sul servizio sanitario, evitando costi aggiuntivi, se non giustificati, dalle esigenze cliniche del paziente. In questo senso, quindi, il concetto di appropriatezza prescrittiva è inteso anche come appropriatezza nell'uso delle risorse economiche. Inoltre, la giurisprudenza costituzionale ha da tempo valorizzato la sostenibilità economica del sistema sanitario, affermando che il diritto alla salute garantito dall'articolo 32 della Costituzione è un diritto condizionato, nel senso che può essere assicurato
nei limiti delle risorse del Sistema Sanitario Nazionale e a patto che il suo riconoscimento sia sostenibile economicamente. Corte Costituzionale, non cito tutti i vari riferimenti. Replichi? Replica chi? Prego. Grazie Assessore Fioroni per aver letto la risposta predisposta dall'assessore Coletto, anche oggi assente purtroppo per malattia. Beh, per quello che mi riguarda sono credo il quarto atto che discutiamo questa volta insieme al collega Fiora che aveva istruito l'interrogazione sulle questioni relative allo stato dell'arte del bilancio e dei dati che abbiamo provato a chiedere ma che non abbiamo mai ottenuto, perché anche in questa risposta, oltre diciamo così all'escursus legislativo che avremmo trovato da soli in altre maniere, ecco, non ci è stato detto nulla relativamente allo stato dell'arte dei conti, che è la cosa che ci preoccupa di più, perché da consiglieri regionali abbiamo il diritto di conoscere e di sapere, non soltanto di leggere i giornali dai quali si apprendono appunto le notizie che riguardano la nostra realtà regionale. Una cosa mi ha colpito. Intanto ha chiaramente detto che il bilancio del 2021 è stato certificato, no? E quindi riconosciuto, parificato. Quindi ecco, questo primo elemento mi dà la possibilità di fare una piccola nota sul fatto che molte volte quando si parla di questo sforamento di bilancio si attribuiscono le responsabilità alle amministrazioni passate. Quindi se il vostro bilancio del 2021 era parificato, non vedo come ci possano essere, diciamo così, degli strascichi che possano aver condizionato queste situazioni attuali. Però ecco, non siamo assolutamente soddisfatti di una risposta per la quale vi chiediamo sicuramente la relazione che ci ha letto, ma probabilmente procederemo con un'ulteriore istanza scritta per avere i dati reali, perché se è vero come sembra che stiamo affrontando un piano di rientro che ci affianca a regioni come Abruzzo, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia e Sicilia, non è da stare tranquilli perché sappiamo qual è la situazione diciamo in cui versa la sanità in queste realtà. Più volte nel corso di questi due anni vi abbiamo sollecitato a spendere in maniera razionale i fondi che i governi Conte e Draghi mettevano a disposizione per quanto riguarda l'emergenza Covid. Penso che da questi banchi sia nata veramente una marea di atti e di suggerimenti che sono stati del tutto declinati e del tutto inascoltati. Avete avuto dei richiami da parte della Corte dei Conti su come sistemare, diciamo, alcune cose. Un dato è chiaro: se è vero come è vero che l'80% del bilancio di una regione è sulla sanità, vuol dire che questo bilancio della nostra regione è un bilancio che purtroppo è fallimentare. E questo non siamo soltanto noi a dirlo dai banchi dell'opposizione, ma più volte abbiamo ascoltato prese di posizione da parte del partito di Fratelli d'Italia, che non soltanto con gli esponenti in consiglio, ma anche con gli esponenti che coordinano il movimento a carattere regionale, hanno più volte sollecitato un cambio di passo e hanno espresso con documenti molto chiari le, diciamo, negatività di questa gestione, sulle quali siamo ancora a chiedere dei chiarimenti e lo facciamo logicamente per gli umbri. Grazie.